1954, quindi prima di una vita difficile, Il seduttore e l'incontro con Alberto Sordi, una domanda di rito. L'importanza di questo incontro per il cinema italiano è fondamentale, soprattutto nella commedia. È nato un rapporto importantissimo tra questa figura multiforme del cinema italiano che è Alberto Sordi, in parte attore, in parte regista, in parte sceneggiatore. E con te siete riusciti a inventare la figura dell'italiano medio e a portarla avanti. Sì, però anche lì non è che la cosa è partita con dei grandi progetti, creando non so, un gruppo. Non so, nella pittura si sono fatte cose in modo diverso, voglio dire, quando nasceva il gruppo dei surrealisti, no? Questo gruppo aveva proprio un programma teorico, direi anche filosofico, e una unità d'azione, per cui insomma quando usciva fuori il gruppo di astrattisti si capiva che c'era un programma, e noi non abbiamo mai avuto un programma. Vi divertivate insieme, oltre che trovando una buona fase di collaborazione? Nasceva tutto nell'amicizia, cioè io ero amico di Fellini, amico di Flaiano, Sordi amico di Fellini e di Flaiano e di Amidei. Quindi praticamente vivevamo insieme per la strada così, o mezzi disoccupati o con voglia di raccontarci i film, raccontarci le storie, soprattutto a ridere molto intorno a personaggi, a situazioni, e quindi tutto è avvenuto con una certa naturalezza, voglio dire. Quindi il fatto che poi si sia detto ecco, la storia di un italiano, oppure la storia di 30 anni d'Italia, eccetera, è un po' alla fine, no? Alla fine, tirando le somme, si è detto, vabbè, invece di fare un cinema troppo ideologico o troppo schematico o perseguire idee preconcette sulla realtà, abbiamo seguito la realtà. Quindi la figura dell'amante, il marito, il seduttore e dopo diventano il pretore. Avevamo intorno a noi questi personaggi. Quindi tu hai seguito la storia momento per momento. Momento per momento di un'Italia che si in qualche modo subiva un'evoluzione anche abbastanza rapida, perché dall'Italia contadina, povera, attraverso l'iniziativa privata, il boom economico, la scolarizzazione, eccetera. Beh, insomma, le cose sono cambiate rapidamente, i personaggi si sono evoluti rapidamente, quindi o si coglievano in quel momento, perché poi 10 anni dopo non sarebbe più stato possibile riprodurre quel momento della realtà. Quindi in definitiva, più che storia, io dico che è cronaca. Ma appunto, per ritornare al modello di cui parla Monica Vitti, cioè il modello cecoviano, se tu sei fedele a quello che vedi, fai della cronaca, e la cronaca può anche diventare storia alla fine. Se invece tu sei fedele a idee preconcette o idee puramente ideologiche o a modelli prefabbricati che tu sovrapponi alla realtà e non ti permettono di vedere la realtà, dopo 30 anni, invece di vedere la storia di quel paese, si vede la storia dei tuoi difetti, dei tuoi vizi, dei tuoi